musica che tutti canti suona. Perché ed è sola con la bacchetta e fumi resta furbia. Mentre te sotto senza bacchetta buona resta buona. Se sta sempre così, se sta sempre così, su, vieni ti da lì. Lindoro, sono io, sono il fattorino dell'amore che bussa la porta del paradiso. Ma scusi, qui è il signore. Mentre di sotto, senza bacchetta, non resta nona. Se sta sempre così, se sta sempre così, su, vieni su, vieni di da lì. Lindoro, sono io, sono il fattorino dell'amore che bussa alla porta del paradiso. Entra, scemo, è aperta! Ti aleni, Stellin? Ah, ho il debutto domani sera, te lo sei scordato? No, ecco infatti i fiori per il camerino. È nel tuo teatro anche, ma ti avverto, eh. Ah, questa è l'ultima volta che faccio la rumba delle noccioline. Ah, sì? Il prossimo debutto, voglio fare il classico. Ah, sì? Sì, voglio fare la morte del cigno. Benissimo, a morte mia ti farà. Con quello che mi costa la tua compagnia, fermo anche la morte del cigno, andiamo tutti a Remengo, andiamo. Ah, dai, vedrai che sarai orgoglioso di avere per amica una danse étoile. Stasera mi sento un leone. Stasera femo la danza dell'uccello di fuoco di Tchaikovsky. Stravinsky. Appunto, Stravinsky, femo tutto, spacco tutto io. Sara, ma con te finora go danzar solo una bella addormentata nel bosco. Ah, sì. Ah, vieni qua, Ivette, che adesso la svegliamo subito, la bella addormentata. Aiuto! Aiuto, è svenuto! Un infarto, un colpo! Un dottore, aiuto! Ma non c'è un dottore in questo albergo! Aiuto, chiamate la Croce Rossa! Lei è dottore? Sì, in scienze politiche e sociali, per servirla. Grazie. Grazie lo stesso. Aia! Un dottore, un dottore! Un dottore! No, quello non è un dottore. Dai, Ale! Ma io volevo solo... Dentro, porco! Qui vedete un esemplare di patata africana. Ora la vedete un po' più da vicino. Avete adesso... Oh, scusate, un primo piano mio, un piccolo peccato di vanità. Ora, un particolare della patata africana, che poi si assimila a quella nostrana, ma più dolce, più succosa, più zuccherina. Sì, e anche più gustosa. Eminenza, meno male che c'è lei, e così almeno possiamo dare l'estremunzione. Monsignore. Ricordo che ricevo proteste, denunce, perfino il vescovo si è mosso. E tutto per quella uvetta lì. No. Yvette Jolifleur, al secolo Jovan Karajevic, profuga istriana. Le ho già ritirato il permesso di soggiorno e l'ho fatta rispedire a Pola. Ecco benissimo che se la sbrighi Tito, ma non basta. Le ho fatto pure chiudere il teatro per una settimana e le ho sciolto la compagnia. Cioè, guarda che teatro sei mio, sta. Tositi, Don Giovanni, che ieri in quell'albergo ti ha preso il coccolone. Ah, non lo sa nessuno. Viva, Sobordignon, già rimesso, eh? Morto! Oh, lo sanno già tutti, già che l'avesse pubblicato in Gazzettino. Ringraziami che sono stato io a togliere dal rapporto la tua presenza all'Hotel Commercio. Guarda che ti ho già ringraziato il mese scorso con un assegno circolare della Banca Agricola di Verona di 500.000 franchi. Insomma, basta! Io sono stanco di coprire le vostre magagne con la mia autorità, la mia specchiata onestà di cittadino e di magistrato. Lo sapevamo, sapevamo che ti sia un santo, un magazzino di virtù. Un imbecille sono! Questo è vero. Troia Saboia! Mandi, ma tu c'è ma? Mi godito Troia Saboia. Sei il tuo nome?
No. Muoio d'una troia, sa. Guarda che confusione. Tutto sporco qua. È arrivata la fungida, ecco. Guarda che bordeo. Ecco che. Glenn. Ma quello è il gazzettino di oggi, non l'ho ancora letto, orco cane. Eh ben, meglio. Ho guaito me. Con la notizia che il giudice Balestra sta nominando presidente la corte d'appello di Bologna. Giudice Balestra è un cretino notorio. Ma tiene una bella moglie, generosa, eh. Sapete come la chiamano? Il letto della giustizia. Perché è prosperosa, appetitosa. Ma che cosa vorresti dire, forse? Che mi sono da buttare via? No, no. Perché, no, non vuol dire che con una mugger come te al massimo sarei arrivato al grado di uscire, ecco. E ora basta, eh. Se ti capisci io di lustrare i bottoni, basta. Noi dobbiamo parlare di cose serie, avanti, via, marcia. Ordinario. Beh, mi vado, serve dello signori. Remengo anche oggi, piove. Cosa stavo dicendo? Che sei un imbecille. Giusto, ma adesso basta però. Ho deciso di farvi rigar dritti tutti che il cielo ve strafulmine. Eccolo. Oh, e vado come parli, se quello ti dà retta, qua... Domani arriva Sua Eccellenza il Ministro. Chi? Begin? Begin. Ah, Begin. E mico già domandate farmi ricevere da lui. E se è la volta che spifero tutto, senza guardare in faccia a nessuno. Intralazzi, speculazioni sulle aree, appalti truccati, orgette, balletti rosa, tutto. Senti, ti prego, non scherzare, perché come sai ho il cuore che mi manca a volte, ecco. Ma che è tutta questa fretta? Andiamoci piano, no? Andiamo, mettete una mano sulla coscienza. Parliamo di prima frase. Piove, piove. Andiamo. Dico io, tu proprio il padre eterno dovevi metterci in mezzo. Andiamo. Presto. Quasi scivolo. Cosa c'è, Uso? Che manda maniglia, sporcaccion. Ma dove mi tacco, benedetto? Ma si macchia tutta. Ciao. Ti sei inutile, sa che ti stai a senta comodo. Perché hai bisogno che te mi accompagni con la macchina alla stazione. Ma non te puoi chiamare un taxi. E il telefono sei isolato. Dai, lemo di sprighete, che il treno per Roma non aspetta mica, sa. E voi altri aspettate qui, che la partita non si è ancora chiusa. E chi si muove? E mi raccomando, non te sporcar. No, sporchiamano. Riverissa. Complimenti, signore. Basta con queste riverenze. No, non stai a tirare. Con questa sera uno qua si rompe le gambe. Complesso della massaia. E voi tre non stai a far la bisca come sempre. Oh, in assenza del moralista, vogliamo fare un giretto di poker? Con le carte tue? Sì, con le mie. E non sono segnate. Cosa vuoi dire? Vuole mica insinuare che sono un baro? No, mi non insinuo un bel niente. Io affermo aperti sverbis. Ah, ecco, perché se c'è una cosa che non sopporto sono le insinuazioni. Sofia va piansa, sta attenta con quei valigie. Sì. Guarda che polvere. Senti, se ti domanda a Chave del bar, di che non ti lega, sennò quei tre imbriagoni mi beve fuori tutto, ti capio, eh? E poi, mi raccomando, qui va via, daghe una passata di cera al pavimento, va bene? Magari anche un tantin di sciolina. Ah, Sofia, mi raccomando, prepara la stanza della signorina Dionisia, che fra qualche giorno siamo qua. Vai tranquilla, signor. Buon viaggio. Non corre, presidente. Ma insomma, finiscila dello star tutto. E finiscila anche a dire comandi, servo di loro signori, far servirla, che pare il teatro dei Goldoni. E te vergogni di me perché sono stata al servizio? Non mi vergogni di te perché ti sei ancora in servizio. Licenziati. Dati gli 8 giorni. Ho capito, ti vorresti una moglie puttana come quella del giudice Balestra. Ah, no, grazie, cara. Mi de sto pan, non ne mangio. E dai che la lustra. Piuttosto ricordati che tua figlia arriverà in aereo a Roma il giorno 6, alle ore 9. Sei chiaro? Sì, sei chiaro, ore 6 del giorno 9. Sofia, attenta che non buttino la cenere per terra quei polconi. Parola. Leggo. No, niente. Io ho fatto indagini, ricerche, niente. È l'unica cosa, è vero. È la sciocchezza che fece quando era ragazzo, che mise incinta la cameriera di una pensione, ma poi rimediò sposandola, è vero. 5.000 per vedere. In compenso adesso è il scia sui pavimenti. Ah, mi passo. 10.000. Ma è possibile che non si trova neanche un'ombra? Non c'è un appiglio? Non ha mai messo un corno a quello scorfano di moglie? Nei secoli fedele. 15.000 per vedere. Gran brutto vizio a virtù. 20.000. 50.000 per vedere. Vedo... Ecco. Full di re. Ma
Cosa fai? Dove sei nato? A monte, monte, monte! Oh, hai detto vedo? No, Benedetto, stavo dicendo, vedo che la situazione sta diventando ostica, sta diventando un po' difficile, e perciò... E perciò mi frega 30.000 lire. Qua c'è in ballo un casotto di miliardi, altro che rilancio. Qua se la troviamo un modo per tappare la bocca all'idiota, io lo so. Sia chiaro che mino che entro con le vostre porcarie. La colpa è tua. Tu fai gli affari, uè. E io vi passo i quattrini, uè. Calunnie, diffamazioni. Sasiti che hai la coscienza che va a gettone. Oh, ritira. Ladro. Tu sei un imbroglion. Sanguisughe, parassiti, potente. Guarda che io ho fatto la resistenza, sì, sai. Nelle cantine del Vescovado. Fascista. Cosa? Bolscevico. Cornuti. A chi? A lui. Oh. Stavate facendo le presentazioni? Yvette. Chi di voi è il presidente Trecanti? Ma te lo so detto, signorino, presidente, non ci sta. Signorina Rajkevich, le è già stato consegnato il foglio di via. Lei a quest'ora dovrebbe stare sul treno per la Jugoslavia. E tu chi sei? Dottor Mazzone, commissario capo di pubblica sicurezza. Niente male. Il tipo Paffutello a me ha sempre fatto tenerezza. Vuoi che ti dica che cosa ci devi fare col tuo foglio di via? No. Taci tu, buffone, che mi hai cacciato nei guai e te la sei squagliata. A pensare che eri così carino ai primi tempi, con i tuoi capellini grigi, i tuoi pensierini, i tuoi assegnini. Buffone! Visto? Anche lei dice che sei un buffone. Sei Trecanti, tu? Notaio Piovano, sindaco della città, per servirla. Per servirmi a che? Non so, tra qualunque cosa. Beh, e cosa fa? No, stai meglio con gli occhiali. Ti stanno bene, ti danno un'aria tenera. Prova. Lo aspetterò. Ma chi è Stellin? Trecanti! Ma signori, ma che sta a fa'? Mi sta a frascicare tutta la poltrona. Mi farai strillare. Ah, oh, è vero, sono tutta bagnata. Salute, signorina. Ecco, adesso mi prende i reumatismi, addio muscoli. Sofia, Sofia, vieni qua, fammi piacere. Vai in cucina e prepara una bella tazza di tè caldo. Subito. Vai. Che agilità. Ah, signori, si vuoi frascicare, frascica comodo tuo. Ma cosa fai, Stellin? Ti spogli. Ma non vorrei mica che mi prenda un malanno, vero? Non vorrei mica che si pigli un malanno, ma vero? No, qui, in casa di un alto magistrato. E dove, caro? Vuoi che vada a spogliarmi fuori sotto la pioggia? Vuoi che vada a spogliarsi fuori sotto la pioggia? Ti farebbe comodo che io crepassi, Ti faria comodo che a crepassi? Hai finito, voi altri, di fare la traduzione! Oh, ma che geloso. Senti, ti prego, Yvette, ti scongiuro. Adesso guarda la proposta che ti faccio. Adesso tu ti metti qualche cosa di asciutto e poi ti accompagno alla stazione con l'auto. Sì, col cacchio. No, con la macchina, dicevo. Ma la io di qui non mi muovo finché non ho visto il presidente Trecanti. Ah, un fazzoletto, prego. Oh, ma che gentili. Vuol dire che con uno mi ci asciugo e con l'altro... Ecco, cara. Vuoi che ti dica che cosa ci devi fare col tuo fazzolettino? No. Senti, Yvette, ma cosa ti è venuto in mente di venire qua, scusa? Ma come? Mi ritirano il permesso di soggiorno, mi cacciano dall'albergo, gettano sul lastrico un'intera compagnia di artisti, mi tarpano le ali. Sì, perché io non sono mica destinata a marcire sulle tavole di un palcoscenico di varietà. Sì, io ho fatto anni di danza classica con il maestro Pasini, lo conoscete? Il maestro Pasini, chi non lo conosce? Pasini, quello che ha fatto la... Ah, sì? Beh, era il maestro della scuola elementare di Rovigno. Sì, perché io ho studiato, ho fatto fino alla prima commerciale. E lui mi diceva sempre, tu, Yvette, hai il genio della Pavlova e la leggerezza della Fontaine. Le favole della Fontaine. Bene, no, ignorante, ma no, Fontaine, sei una bairina celebre. È agilissimo. Lo schiaccianoci. Lo schiaccianoci? Ma aspetta, sta qua sopra. Ah no, deve stare qua, sì, aspetta. Oh, schiaccianoci, sei un baetto ignorante. Ah, alludeva al balletto, sì. Distra whisky, incolto. Sì, distra cognac. Harry Tchaikovsky, e tu sei un buffone. Ah, sì. Ti compro il baetto dell'opera, ti compro la scala, così mi diceva. Ma ho provato, cara, ma non se Paul, se roba dello Stato, se un ente, autonomo. Tu sei un buffone, autonomo.
questo concetto ormai è chiaro. Adesso, se tu parti, io ti firmo un assegno. Ma sentitelo, crede sempre di risolvere tutto con i soldi. Ah, che schifo. Aiutano. Mi insultano, mi tarpano le ali, mi stroncano la carriera e tu cosa mi offri? Un assegno. Di quanto? Va bene? Adesso da brava tu ti rivesti e parti. Adesso io mi faccio un bagno caldo e poi aspetto il presidente. Ma come? Ti avevi promesso? Io non ti avevo promesso proprio niente io. Non c'è niente di scritto, confermo e sottoscrivo. Dov'è il bagno? Fondo a destra. Ma insomma, voi da che parte state? Dalla sua, si capisce. Chivetto. Ivet, non vorrei toglierti anche lei. Le ha tolte. Vergine santissima. Va bene così? Sì, 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 canta, mugola, ma è inutile che conti sul tuo fascino, sai? A tre canti le donne non che fanno, né caldo né freddo. È Finocchio? Peggio, è il gala vocazione dell'eroe, del martire. Allora me lo compro. E come? Me lo compro, gli giro il tuo assegno. Non mi hai sempre ripetuto mille volte che in questa città sono tutti stipendiati ai tuoi ordini? Ma questo vai dicendo? No, io non ho mai detto niente di simile. Ma tu non vuoi capire? Trecanti è come la Scala di Milano, appartiene allo Stato, non è in vendita. Boh, io non ho mai sentito di una roba dello Stato che non sia in vendita. Eccoci, certo. Oh, sì. Io, Carlo. Venite. Che? Ho un'idea. Se anche gli sbirri si mette a pensare, qua siamo nella merda. Beh. No, è che se riesce a passare la notte in questa casa, hai capito? Trecanti è fregato, lo vuoi capire, sì o no? È il tutore di Avertù, l'incorruttibile rompicoglioni che passa la notte con una puttanona. Oh, scusami. No, no, fa niente. Ma mi dico che non la toccherà neanche con un dito. Ma che ci frega a noi se quella la tocca o non la tocca? Chiamerai i carabinieri. Non può. Perché? Il telefono isolato. Un'occasione unica, perché la moglie non c'è. È solo... solo in casa tutta la notte con una furia scatenata come questa. E domattina all'alba c'è l'irruzione. Delle forze dell'ordine? Di noi tre, che poi testimonieremo in tribunale. Vedrai che il se calma. Oddio, signore. Dall'Equador è giunta nel Brasile la novità del ma sua figlia piuttosto? Oh, non c'è un problema. Pio gli darà una mancetta. Perché io, scusate? Scusa, non sei sempre tu che paghi. Perché qua siamo tutti stipendiati ai tuoi ordini. Che te ne sei scordato? Oddio, che freddo. Prego un accappatoio. Chi me lo prende? Io. Fermi voi. No, scusa, permetti. Non hai detto che sei i miei ordini. Allora sugo io. Ecco, mettiamola qui. Sali di sopra, vai. Dai, coperta, chiudi. No, scusa, Giovanni, le cose sono le mie. Io che cosa su? Non mi interessa. State a vedere se arriva Trecanti invece di trattare. Giù quelle manacce. Scusi, signorina, ma è sicura che il fondo schiena è proprio asciutto, tanto. È asciutto. No, non è asciutto. Sì. Lo faccio arrivato un massaggino. È una macchina. Non perdiamo tempo, lavoriamo. Ma dove ti guardi? Guardone! È lui, capremo, evati! Via, usciamo presto! Usciamo dal salotto! Piano, c'è la cera, ci rompiamo l'osso del collo! No, non ti attaccare! E non spingere, che mi fai cadere! Fatti come me, fatti! Vieni qui, dammi la mano! Giacchetta, non c'è tempo, fora! Mi copra lei, mi copra! Prego, eccellenza, la riparo io, prendi qua, prego! Se comodi, eccellenza, come a casa sua! Una casetta modesta del povero presidente del tribunale. Casa calda, accogliente ma austera. Bene. Una vera fortuna che lei sia passato e mi abbia riconosciuto, caro Trecani. Trecanti, eccellenza. Sofia! Altrimenti sarei ancora lì ad aspettare quel cretino del mio segretario. Eccomi, presidente. Fa Sugar, presto. Sì. Sono andati. Chi? Come chi? Loro tre. Ah, loro tre sì, se ne sono idi, ma... Oh, ma che stai fa? Mi sta sporcando tutto. Sono appena finito di pulizia? Tosi, via. Wow. Mi dispiace, sono tutto infangato. Infanghi, signor ministro? Infanghi, non si faccia scrupolo. Guardi, infango anch'io. Beh, quando è così, infanghiamo. Si sente il tocco di un'amorevole mano femminile.
Non ho mai visto degli ottoni che brillino tanto. Ma guarda che splendore. Da persino fastidio agli occhi. Immagino lei sia sposato, caro Treccani. Treccanti, eccellenza. Sposato, sì. Con una santa donna che la galamania le fa brillare tutto. Brava, merita il più vivo degli elogi. Sposa e madre esemplare. Perché anche madre, spero. Col suo permesso, sì, eccellenza. Di una sola figliuola. Che sta tornando proprio adesso dall'Inghilterra. Bene, mi congratulo. Certamente lei avrà letto la mia ultima circolare. Letto? Ma non leggo altro, eccellenza. Bene, ricorderà allora dove dice... Ma tutto, tutto. Si richiama la vostra attenzione sulla categorica necessità che il contegno del magistrato sia improntato al più austero rigore e alla massima fregalità di costumi. Scusi, come ha detto? Si richiama la vostra attenzione... No, mi ripeta solo la fine, le ultime parole. Alla massima fregalità di costumi. Frugalità. No, sulla circolare c'è scritto fregalità, Andiamo, Treccani, è un lapsus, no? Frugalità. Ah, sì, Genesa, scusi, frugalità, sì, come le fa comodo. Adesso, se non le dispiace, mi sì, vorrei... Sì, ecco, venga, le faccio strada. Grazie. Guarda qua che roba. Signor Ministro, prego, da questa parte. Un bagno alla buona da presidente del tribunale. Grazie. Ecco, se vuol leggere durante Devo solo lavarmi le mani, non si preoccupi. Ecco. Che brava persona, democratico, alla mano. Ah, le scarpe. Mi scusi, ho sbagliato la stanza. Troia a Savoia. Vanna Lucchese, col morbido sviluppo delle sue braccia. Canti tu? Sì. Oh, che delizia! Oh, ma non pensavo che tu fossi così carino. Che bel naso, chissà che carattere. È un naso singolare. Ma che lo stiamo qua a discorrere? Chi ha dato il permesso di venire in casa mia e di ficcarsi nel mio letto? Ma tu stesso, caro? Io? Ma se neanche la conosco! Ma non sei stato tu a farmi cacciare dall'albergo? Albergo? L'hotel Commercio, allora bisognava bene che dormisse da qualche parte. Ma hai tolto l'alloggio e il lavoro, hai stroncato la mia carriera. Oh, lei saria. Yvette Jolifleur, soubrette. È uno scherzo de Bortignon, maledetta. Ma solo provvisoriamente, perché il mio destino mi attende su ben altri palcoscenici. La Scala, il Metropolitan, il Covent Garden, il Bolshoi. A proposito, non so mai come si dice, Bolshoi o Bolshoi? Bolshoi, di sicuro. Ma non lo so e non lo voglio sapere. Va via! Va via? Ma come ti permetti di cacciarmi via? Io sono una signora. Io sono un artista. Sta zitta che te sente. Non gridare. Non gridare, sta zitta, te prego. Brava signora! Sposa e madre esemplare, no? Sta ferma, ostrega! Se ti lascio non gridi, me lo prometti? Non strilli! Vuoi che ti dica che cosa ci devi fare col tuo ministro? Ma se il signor ministro ci vede qua, lui che vuole la massima frugalità dei costumi, siamo frugati e siamo fregati. Io da Tito non ci vado! Va bene, ti ridò il permesso di soggiorno, il teatro e la compagnia. Basta che tu vada via da questa casa. Lo giuri? Lo giuro. Guarda che hai giurato, eh? Ma se vuoi ti firmo un tocco di carta, guarda. Mi fido. Vado in bagno. A vedere se sono asciutti i miei vestiti. Sì, brava, va. No! In bagno no! Aspetta! Siamo fregati. La signora Treccani, suppongo. Oh, cacchio. Per l'appunto. Beghin, Tony Beghin. Ministro di Grazia e Giustizia. Ma ora che ho avuto il piacere di conoscerla, dovrò tenere permesso del Ministero della Giustizia. Quello della Grazia spetta a lei. Ma anche lei non è male, sa? È la prima volta che incontro un ministro. Sì? Oh, ma che bei capelli. Bene, mi fanno tenerezza. Io credevo che i ministri fossero brutti e vecchi. Spiritosa, oltre che bella. Bella, dice? Sì, bella.
Lo lasci dire a me, bella. Bello, sodo, pieno. Come dice, eccellenza? No, dicevo, che fortuna che questo guasto sia accaduto qui vicino. Ah. Altrimenti sarei ancora lì fuori, sotto la pioggia. Invece che a godere il piacere della sua presenza. Oh. Ma non eravamo già stati qui? Ah, oh, come sono sbadata, lei mi confonde, eccellenza. Prego. Ecco, credo... Ah, è il salotto. Sì. S'accomodi. Oh, deve scusare il mio abbigliamento, eccellenza. No, è lei che deve invece scusare la mia invasione. Malgrado l'ora non tarda, vedo che lei si preparava ad andare a letto. Le buone e sane abitudini della nostra virtuosa provincia. Beh, sa come dico io? No. Che per andare a letto tutte le ore sono buone. Come è vero. Ma è anche vero che ci sono delle ore più buone delle altre. Ma si accomodi intanto, eccellenza. Ah, ah, via, via, questa eccellenza. Stona sulle sue belle labbra. Oh, lei mi lusinga, eccellenza. Oh, come la devo chiamare? Mi chiami soltanto Begin. Ah, com'è carino Begin. È il nome del mio ballo preferito. Begin, the Begin, the Begin. Deliziosa. Vado a chiamare il presidente, mio marito. Ah, lei lo chiama presidente? Beh, così per scherzo. Quindi lei sarebbe... La presidentessa. Ma si accomodi. Caro, ma dove ti sei cacciato? Che uomo fortunato. Interessante questa provincia. Bisognerà venirci più spesso. Su. Che disgrazia. Che fortuna, ti ho scambiato per mia moglie. Ma ti pare questo il momento di svenire? Ma non lo sento io il momento. Che disgrazia. Che fortuna. Sì, vuoi che gli dica chi sono veramente? Non lo so, che disgrazia. Ma insomma, decidete una disgrazia o una fortuna? Non lo so, ma ormai si è fatta. Il nostro patto è sempre valido. Che patto? Che petto villoso. Che petto? Che patto? Il permesso di soggiorno, il teatro, la compagnia. Sì, sì, sì. Ah! Bene, allora io non parlo. Ma la ragazza? La ragazza? Sì, la tua servetta, là, come si chiama? Ah, Sofia! Ah! Oh, che modi! Aia! Se è uno scherzo, ti capio ben? Sì, ma Bortigno ha detto che lo scherzo lo facevamo a te, preside. Ma così capito? Sto Bortigno, lo scosomi. E invece lo scherzo lo fermo a sua eccellenza. Chiaro? Davanti al ministro la devi chiamare signora, chiaro? Signora. Sì, però il signor Bortigno, per fare lo scherzo a voi, mi ha dato 2000 lire. Ma figurati, sto Bortigno, to ciapa. Che bello scherzo, presidente. Stasera ci divertiamo proprio, Sì, 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 ci divertimo. Ma l'Orsega, presidente del tribunale sposato con la sciacquetta di varietà dei deboli, deboli. Problematica che siamo impegnati a risolvere è quella di affrontare con visione lungimirante l'assunto congiunturale in uno spirito di democratica restaurazione della patria e della famiglia. Il caffè, signora! Con lo zaino ricolmo dei nobili ideali maturati nella resistenza, incoraggiando le istanze e... Ma lo sai che lei parla benissimo? Pensi che non ha capito una sola parola? È la prima regola del politico, signora. Chi si spiega è perduto. Oh, se la signora non c'ha nient'altro da comandarmi... Niente, niente, via. Vuoi servire il caffè, cara? Ah, sì. La sana allegria contadina, vero? No, no, la sei proprio cretina. Come lo vuole, caro Begin? Subito, signora, lo voglio subito. Molto dolce? Sì, dolce, grazie, molto dolce. Ecco, dolce forte. Come ti permetti di chiamarlo caro Begin? Me l'ha detto lui. Ah, sì? Lo capivo subito, un uomo alla buona, un vero democratico. Riflettevo, caro Treccanti. Ah, no, perdono, scusi, mi sbaglio sempre. Treccani, vero? Come che fa comodo, caro Begin, a sua discrezione. Mi dia pure dell'eccellenza, grazie. Giusto, eccellente. Un uomo, dicevo, coi suoi meriti, con le sue qualità, vero? È stato forse troppo a lungo e ingiustamente trascurato dal ministero. E io voglio rimediare. Eccellenza Begin, in questo momento in cui, dopo aver servito lo Stato, nel più assoluto spirito di... Eccellenza, il tuo segretario. L'imbecille, finalmente. Scusi. Non spinge. Eccomi qui, eccellenza. Ma è il suo ritratto, caro Begin. Dio, come carino. E infatti bellissimo. È mio nipote. Vorrebbe seguire le mie orme. Ma è a lutto? No, l'ho appena tirato fuori dal seminario. Sapete com'è difficile resistere al pianto delle madri. Ma perché, ne ha più d'una? No, si fa per dire. Ma meglio comunque sarebbe stato lasciarlo lì. Allora, raccontami. Sì. Hai fatto riparare l'auto, sì o no?
L'auto è irrimediabilmente perduta, eccellenza. Travolta da uno smottamento del manto stradale. Che vi dicevo? È un deficiente. Ma non è mica colpa sua. Grazie. È già provveduto per un altro mezzo di locomozione? La zona è isolata, eccellenza. Le strade sono interrotte. Si temono danni gravissimi alla centrale idroelettrica e la probabile rottura degli argini del fiume. Disfattismo. I nostri argini reggono qualunque alluvione. Sì, eccellenza. Provveduto per un luogo in cui passare la notte? Ho trovato l'unica locanda accessibile nelle zone vicinori. Ma le stanze sono tutte occupate. Hanno libero solo il tavolo del biliardo, eccellenza. Lo affittano al prezzo di lire 1000 all'ora, incluso l'uso di stecche e palle del locale. Cosa diavolo vuoi che me ne faccia della stecca e delle palle? Ah, beh, se lei porta le sue, allora il prezzo è di sole 500 lire l'ora. Ma le mie cosa? Le sue palle, eccellenza. E naturalmente anche la stecca. Lei dorme con la stecca e le palle? Di solito no, ma... Si risparmiano 500 lire l'ora, che moltiplicato per 8 di sonno e per due persone fanno 8.000 lire. Un notevole risparmio per l'erario, eccellenza. Ah, ma allora conviene. Tesoro, sì? Non abbiamo delle palle e una stecca da prestare a sua eccellenza? Ma no, guardi, lasci stare. Ma non so, vado a guardare. Due palle bianche e una rossa. Cretino. Sì, eccellenza. E non sono sicuro, speriamo. Ecco, oltre che cretino, sei anche iettatore. Ah, se lo dice lei, eccellenza. Oh, che tremenda botta sul sedere. Aspetti, signora, l'aiuto, le sposto la poltrona. Ma veramente, questa non è la poltrona. È vero, forse è un cuscino. Ah, no, neanche. No? Così morbido, ma cosa può essere, se no un puff? No, nemmeno. Ma è sicura, eh? Ah, sa, al buio non si può essere sicuri di niente. Come è vero. Signora... Ah. Oh, senta cosa fa. Stia fermo, mio marito è scemo, ma non è solo. Ecco le candele, signora. Hai trovato le palle, caro? No, non credo di averle mai avute. Ah. Non importa, grazie. Credo sia giunto il momento di togliere il disco. Ma no, eccellenza. Dormire su un biliardo, che cosa squallida. Tanto più che mio marito non ha le palle, le costerebbe il doppio. Pensiamo al bilancio dello Stato. Il suo senso civico è encomiabile. Lei ci farà l'onore di accettare la nostra modesta ospitalità. Lucia? Sofia, signor. Certo, Sofia. Non riesco mai a ricordarmi i nomi dei dipendenti. A chi lo dice, prepara, signora? La stanza degli ospiti. Quali stanze? Ma non so, le stanze al piano di sopra, no? Sopra? È tutto chiuso. E allora apri, no? Ma cosa ti dice? Dove ti cala la testa? È vincolato, è proibito dalle belle arti, è pericolante. Ci sarebbe la camera della signorina Dionisio. Ah, benissimo, allora prepara quella per sua eccellenza. Se lei insiste. Allora vado io sul biliardo. No, risparmiamo, tu nel bagno. Ma no, neanche per sogno. Lei si arrangerà... Nello studio. Ecco, nello studio. Giusto, caro? O no? Giusto, giustissimo, eccellenza. Maledetta! Dormire sul biliardo non lo posso permettere. E le stecche, e le palle, e tatatica, tatatica, tatatica. Allora sarà. Sei morto? Come fossi, morto di vergogna. Ma perché non ti spogli? Non vuoi dormire? No, non ho gol insonnia. Ah, meglio. A letto si dorme proprio quando non si sa cos'altro fare. Questo è vero, eh. Non ti capirà mica l'intenzione di dormire in questo letto, ma eh. Ma ti ha parlato di dormire? Vado retro. Ma perché? Non sono forse la tua mogliettina? Non ti sei, non ti sei. Ah, quando ti fa comodo lo sono, quando non ti fa comodo non ti sei, non ti sei. Egoista. Insomma, basta, via, io dormo, via. E allora dormi. Egoista, testardo e frigido. Peggio per te. Vuoi vedere che contro uomini in casa mi tocca dormire sola? Mi hai chiamato, caro? No. Dove dormo adesso? Anzi, con chi dormo? Stavo andando a prendere il mio lavoro a maglia che ho lasciato in salotto. Ma no. Niente, eccellenza, ricorda? Ah, già, Begin. Non è giusto. Begum. Begum. Mi chiami Tony. Ah, Tony. Mi chiede perché sono ancora sveglio. Perché ancora sveglio?
Perché non riesco a dormire, mi chieda perché. Perché non riesci a dormire? Non lo so. Un'ansia, un'angoscia, qualcosa qui nel profondo. Oh, ma che cosa succede? Ho sete, signora, ho sete di... Chi è? Venga, venga, presto! Sì! Ma venga! La carotide! Adenoidis. Ah, poverino. Ma bisogna togliergliele, eh? Sì, ma non stanotte, signora. Io ho sete. Ah, già, sete. Dimenticavo. Ho sete ma di... dove diavolo sarai? Dove? Ma non si preoccupi. Dove sta andando? Forse non ha capito, signora. No, non c'è. Ma cosa sta cercando? Il bar. Mi stava dicendo che ha sete. Ma non parlavo di quella sete. Oh, chi si rivede? Lei non conosce la solitudine del capo. Il capo? Che capo? Alludo a me stesso, un capo, benché democratico. Lui almeno era padrone dovunque. E se avesse incontrato in un oscuro angolo di provincia una donna deliziosa, anche se moglie di un presidente di tribunale, lui le avrebbe ordinato senza alcun ritegno. Signora, a noi! E lei gli avrebbe risposto. Eccellenza, alla! Sì, 1000 lire con la stecca. Dormi tu. Sì, eccellenza. Ah, se lei non fosse in casa sua, se lei non fosse la moglie del presidente del tribunale. E allora io le dico, eccellenza, io non sono a casa mia, io non sono moglie di nessun tribunale. Sì, sì, e allora io le dico che non sono un ministro, ma un uomo innamorato, impazzito d'amore. Ah! Le palle! Una bianca e una rossa. Sì, 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 sono praticamente un cretino. Sì, sì. Ecco, zitto, zitto. Dove sono? Chi sono? Sì, eccellenza. Dio mio, ho avuto un incubo. Ah. Oh. Io devo andare... Dove sarà? Aspetta. Andiamo in camera tua. E tuo marito? Ma te l'ho detto, io non ho mai avuto marito. Cara, cara! Aia, su, che male! Forse quello. Va via, girate! Via! Messalina! Lontana da me, la tentazione! Cara, 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 sì, cara, cara. Ma lo sai che non conosco ancora il tuo nome? No, neanche io. Come? Mi hai fatto dimenticare tutto, amore mio, il mio stesso nome. Sì? Ah, sì? Ma in qualche modo ti devo pur chiamare. Ah, cosa sei? Chiamami, chiamami. Sia chiaro che niente qua non voglio fare neanche con le bombe. Non dimenticherò facilmente la sua splendida ospitalità, caro Tre... Canti, eccellenza, canti. Io, per carità, sono stonatissimo. No, no, dicevo caro Tre Canti. Dice a me? No, è lei che dice a me, caro Tre Canti. Ah, sì, è vero, caro Tre Canti. Ah, voglio vederla a Roma, al convegno degli alti magistrati, mi raccomando, tra 5 giorni. Sa, io non sono stato invitato. Ma la invito io, no? Sa, come magistrato sono un po' bassetto. Non si preoccupi, caro Tre Canti, la sua statura aumenterà. Ah, buongiorno. Aumenterà. E come? Cara signora. È stato un grande onore conoscerla, eccellenza. Tony, si ricordi? Tony. Tony.
Mi caccia mai, eccellenza, eh? No, cercavo il mio segretario. Dov'è quel minorato? Ottavio! Sono qua, signor ministro! Ai! Eccomi! Obbligatissimo, eccellenza, corro a cercare un taxi. Aia, con tutta la pioggia di stanotte non sarà facile. Grazie ancora. Siamo fuori a pericolo. Ah, naturalmente sua moglie verrà a Roma con lei. Chiaro. Oh, cacchio. Troia Savoia. Eccellenza, ho trovato un mezzo di locomozione. Lo vedo da me. Ecco, accosta qui. Signor ministro, arriviamo. Può salire quando vuole. Ecco. No! Ah! Eccellenza, non si preoccupi, si tocca. Purtroppo, lo vedo. Andiamo, che è già tardi, su. A presto. Cosa dice? Non parlavo con te. Mi scusi, non si deve preoccupare per me, non è niente. E chi si preoccupa? Ecco appunto. Ha visto che alluvione? E allo studio, presso un'apposita commissione, un piano di pronto intervento per gli alluvionati. Quanto prima sarà sottoposto alla firma dei competenti di Castelli. E vi prego! Buffoni! Subito come cerca! Vengo! Brutta! Pochi lei, come qua! Non c'è neanche questo! Resta sempre così, resta sempre così, su, vedi di da lì. Non vedo l'ora di rivedere la mia Dionisia. Un anno che la sia a Londra. Chissà se la che impara a parlare un pochettino d'inglese. Ma sì, sintetica. No, come tuo marito, che sei un gran mona, come dice tua sorella. Onesto neanche a dirlo, ma non sa farsi valere. Si fa scavalcare da tutti. E si sente che va alla metà di lui, come il giudice Balestra, e diventa presidente di corte d'appello solo perché hanno la moglie che si fa cavalcare. Ma se si tratta di cavalcare, cavalcherò anch'io. Ben arrivato, di a me. Tieni anche il pacchetto. Fatto buon viaggio? Pessimo. Ah, piuttosto, oggi è il 12, il giorno della visita della... No, eccellenza, la prego, non faccia... Sì, insomma, della signora Trecanti. Le faccio strada. Attento a quel pacchetto, è un baccarà. Ha vinto, eccellenza? Ho vinto cosa? A baccarà. È un prezioso cristallo di baccarà, contenente delicato profumo francese. Dono personale del ministro de Grâce et Justice al suo collega e cugino latino. Attento! Si è rotto, eccellenza. Sì, mi era costato 50.000 franchi, disgraziato. Mami! Mami! Sì. Mami! Sì, l'amo! I'm here! L'amo. Così non può andare avanti, io ti rimando in seminario. Ha sentito, mi ha chiesto se l'amo. Sì, seminario, quello è il posto tuo. Mi perdoni, eccellenza, è stato un colpo di fulmine per tutti e due. What happened, mammy? It's me. Don't you know me anymore? Am I so changed? Ma cosa dice la porcaretta Maria Vergine Santissima? Ma come parlela? Non ti agitare, Eglise rimedierà. Dionisia, vattene, ti prego. Lascia stare ste robe ostrogote, sommiso, la tua mamma. And I'm your daughter, what's the problem? Mi ha gastrigata! Ma io, caro, cosa credo che ti volevi, no? Non ti era mandato in Inghilterra per imparare l'inglese? Sì o sì, no, sacrano? Volevo che imparasse l'inglese, ma pretendevo che se ne smettegasse l'italiano. Vieni qua, Tunisia, vieni qua. E ti ricordi quando che ti sei messa le preghiere? Adesso ripeti con mi barba. Dolce cuore, mio Gesù. Oh, sweetheart of my Jesus. Facchio, t'ami sempre più. Let me love you evermore. Andiamo. Qua che fa l'esorcista l'acqua santa. Thank you.
allo studio un provvedimento urgente inteso a ristrutturare l'ordinamento carcerario. Calma! Cos'è questo disordine? Oggi abbiamo l'inaugurazione del busto di Beccaria con l'intervento del presidente del consiglio. Lo so, lo so. Ah, ecco. Sono 18 mesi che è in queste condizioni. Ma hanno riparato il montacarichi. Funziona? Perfettamente. Eccoci arrivati. E secondo te questo sarebbe il terzo piano? Veramente avevo premuto il bottone del terzo. Guarda che bestiacce. Sono talmente di casa che nemmeno si spostano. Si sono affezionate. Bene, benissimo. Tintoretto, Caravaggio. Vedo che si persiste a incoraggiare il gusto artistico dei nostri roditori. Guarda com'è ridotta la tempesta del Giorgione. Bravi, mi compiaccio. Grazie, eccellenza. Scusa. Di questo addirittura, eh? È rimasto solo la cornice. Era del parmigianino. Che vuole, eccellenza? Ne vanno matti, capirà. Guglione. Ecco qua. Inciampare ci deve. Così incomincia appena la giornata. Io almeno ci do una pulitina all'ufficio. Ma che sei la donna delle pulizie tu? Ma se sta così da una settimana. E così lo deve trovare. Il fegato si deve mangiare. Il fegato. Salvatore! Ecco, mangia volente il revò. Salvatore! Venga, eccellenza, corro. Salvatore, sbrigati! Ben arrivato, eccellenza, ha fatto un buon viaggio? Ma non fare il cretino, tirami fuori di qui! Se vuole arrivare al terzo, deve premere contemporaneamente il bottone del seminterrato e quello del quarto. È semplice! Vieni schiacciato. Ma non va più su di così questo affare? Sua eccellenza si accontentasse, non si può avere tutto. Prego, eccellenza. Ah, dovrei uscire così, eccellenza. Eccellenza, è una situazione d'emergenza. Aiutami, Tiroci. Attento alla testa. Ecco fatto. Ma sono ancora qui queste casse? Lo sciopero dei facchini non è ancora finito, eccellenza. Momento, uno alla volta. Adesso come faccio la famiglia di nuovo? No. Eccellenza, se dà un occhio a questa casa. La prego, mi lasci stare. Proprio davanti al mio ufficio, eh? Porti pazienza, eccellenza. Attenzione! Si tratta di 3 anni. Sì, ho capito. Ma come entrano questi ministeri? Dalla porta, eccellenza. Ma cos'è questo schifo? Un po' di polvere. Un porcile, una vera indecenza. Ma guarda qui che roba. Senti che tanfo, apri la finestra, cambia l'aria, no? Il soprabito, eccellenza. Basta, basta così, può andare. Chiudi, grazie, grazie. Vieni qua. Vai. Mi volete spiegare perché il mio ufficio è in queste condizioni? Con tutte queste casse? Purtroppo c'è lo sciopero delle donne e delle polizie. Ma come, di nuovo? A scopata selvaggia, eccellenza. Vabbè, procurami una crumira. Telefona al Ministero dei Trasporti. Fa quello che ti pare, ma voglio questo ufficio sgombro e pulito. I giornali, eccellenza. Grazie. Ma non sbattere, non vedi che c'è la polvere? Dai qui. E poi ci sarebbe anche questo. Cos'è? Mascalzoni. La venente attricetta conta sulla sua grazia per ottenere giustizia nel mondo della celluloide. Come? Mascalzoni. Calugne, ma io questi li mando in galera. A proposito, se arriva la signorina Angelina, io non ci sono, chiaro? Chiarissimo. Chiarissimo. Aspetto la signora Treccanti. Appena arriva, voi la fate passare subito, capito? Bene, eccellenza. Senz'altro. Adesso andate, via, grazie. Sciacalli. Che profumo penetrante. Ottavio, io ti ammazzo. Vabbè. Servirà a dimostrarle che in questi giorni ho pensato a lei. Non ho pensato al marito, però. Ottavio! Vieni qui, voglio il tuo parere. Sai che stronzata mi dirà adesso. Ottavio? Sì, sono qua. Allora, dove lo manderesti, Treccanti? Io consiglierei Perugia. Eccellenza, sono solo 2 ore da Roma. Ma sì, Perugia può andare.
Senti, avviso Bonassisi, digli di preparare il decreto. Me lo porti appena pronto per la firma. Sì. Vai, svelto. Sì, vado. Cosa c'è ancora? Eccellenza, è già qui, nel corridoio. La signora Trecanti? La signorina Angelina. Le hai detto che non ci sono? Dice che se non la faccio entrare fa una scenata. Ma cosa stai dicendo? Dice che se non la faccio entrare quella è una scenata, fa... Cosa gridi, sciacallo? Shh. Falla passare dall'anticamera. E poi, appena il corridoio è sgombro, io esco dall'altra porta, va bene? Benissimo, eccellenza. Vai, via. Sua eccellenza non c'è, è uscito. Beh, io non ci credo che non c'è, fammi entrare. Ma signorina, mi creda, le do la tua parola d'uscita. La conosco la tua parola. E ti ripeto che non mi muovo di qui finché non ho controllato di persona. Apri, apri per la porta, lo faccio io. Signorina Angelina. Apri! Signorina Angelina, perché non me lo vuoi credere? Signori, ho delle cose più importanti in questo momento. È una firmetta, eccellenza. È una lettura. Ma mi volete lasciare perdere? Scusi se mi appoggio. Faccio come a casa sua. Ha visto? Non c'è, eh? Non c'è. Non c'è. Che schifo. Lo so. E questo che cos'è? Puzza di profumo, eh? Che sta roba di femmine? Caffime non ci furono o ci saranno? Sicula sei. Di Giapane, perché? Perché perdeste completamente l'accento. Altro che accento ho perduto da quando sto a Roma. Non sarà mai che uno del nord picchia po' culo una siciliana con l'aiuto di un auto siciliano. Per negarci ancora dobbiamo dello sbarco di Chetto Fetoso di Don Peppino. Quale Don Peppino? Garibaldi. Ah? Si fece negare. Chi? Garibaldi? No, che d'altro Fetoso tuo ministro? Uscì dall'altra porta. Qui c'è un'altra donna. E infatti, attendo una visita femminile. Giuda! La moglie di un magistrato, un certo Trecanti, al quale si schiude in una luminosa carriera. Davanti. Una visita, eh? Lo so io come vanno a finire queste visite femminili. Sul divano finiscono. Porco! Sul divano? Sì, sì, sempre sul divano. Traditore. Questa gliela faccio pagare. Parola mia. Così se finiscono sul divano, lo sapremo. Prego. Possiamo quindi annunciare con orgoglio che la criminalità è aumentata del 150%. Il numero degli errori giudiziari è più del raddoppiato. E infine, cari colleghi, la durata media dei processi supera i 10 anni. Eccellenza! Eh? Eccellenza! Oh, ben arrivato! Eccellenza, la mia onestà mi impone di confessarle. Dopo. Ma perché non entra? Non mi hanno lasciato entrare. Eccellenza, la ma mia onestà... Ma ci mancherebbe, lei qui a casa sua. Sì. Lei segue i lavori, sì, poi mi riferirà. Sì, sì. Grazie. Vada fuori. Ma le ho già detto che non può stare. Ma permesso, signor ministro? Io non so niente. Che impressione gli riferisco adesso? No. Buongiorno. Vorrei vedere il signor ministro. Scusi, qual è il motivo? Dimostrargli che una Trecanti vale la moglie di un altro giudice qualunque. Ma lei chi è? Sono la moglie del signor presidente Trecanti e vorrei che... La signora Trecanti. Sì. Venga, venga, signora, la prego. Sua eccellenza ha dato ordine di farla accomodare nel suo ufficio. Da questa parte. Sua eccellenza mi aspettava. E come faceva a sapere, prego, che sarei venuta? Ah, questo non è di mia competenza. Venga, signora, grazie, s'accomodi. Siamo arrivati. Vergine Santissima. È per magazzino di spedizionier. Guarda che roba. Entri pure. Guarda qua. Sì, sì. Ah, va bene. Vado a avvertire sua eccellenza. Ecco. Dai. I gusti del ministro peggiorano sempre. Guarda, vergine. Oh, che sporco. Ah, ben ben, mica ho sempre sentito dirsi che nei ministeri che sei dello sporco, ma tanto così. Guarda che lavoro, guarda. Ah, vabbè, insomma, coraggio. Tiremo fuori il piumino da viaggio. Va bene, va?
Eccolo, è lui! Eccellenza, un'unica e ultima gentilezza. Eccellenza, mi basta una sigletta. Signori, per cortesia. Signor Ministro, ecco, si risconda se vuoi incontrare i corridori. Noi attendiamo. Faccia il cugino. Comodo. L'erra, gada e brillar. Lei? Comandi. È lei, Sua Eccellenza? Scusi, ma cosa ci fa nel mio ufficio? Ma Sherry mi ha detto di aspettarla qua. E mi, nell'attesa, mi sono permessa di dare una pulizia. Ah, sì, sì, è vero, è vero. Avevo chiesto io l'usciere che volevo. Sì, però, benedetta donna, non ora, non qui. Ah, no? Dove, Eccellenza? Di là. Ah, di là? Ah, va bene. Ecco, già che c'è, anche la maniglia, grazie. Vada. Beh, se vede, sì, che la mia fama la sia arrivata fino a lei. Vedrai, Eccellenza, com'è deve brillare tutto. Sì, sì, certo, certo, secondo te. Ma come? Qua? Sì, e non si muova finché non la chiamo io, eh? Eccellenza. Ancora? C'è qui la signora Trecanti. Ah, bene, falla entrare subito. E vada bene, eh? Non voglio essere più disturbato per nessun motivo al mondo, chiaro? Aspetterò che Vostra Eccellenza suoni il campanello. Si accomodi. Buongiorno, signora Trecanti. Amore, tesoro. Tesoro, finalmente. Zitto! Come zitto? Cosa c'è? Non lo so. Vabbè, ma cos'è che non sai? Non so in che veste sono qui. Oh, se come signora Trecanti o come... O come... O come... Ecco, diciamo in veste di... Ma in qualunque veste, anche senza veste alcuna. L'importante è che tu sia qui, finalmente, cara, cara. Oh, ma fermo nel tuo ufficio, cosa fai? Ma certo, il fascino del proibito. Oh, ma sei pazzo? Un ministero non è un'alcova. Sciocchezze. È nelle alcove che si fa politica, dunque non resta che far l'amore nei ministeri. Ecco cosa mi sconvolge. Stai di te. Calma. Sei cinico. Hai spietato. Sì. Crudele. Sì. Egoista. Picchiami. Prepotente. Tu credi? Sì. E io ti mangio. Ma aspetta, fammi respirare. Oh, si soffoca. Ah, sì, scusa, ti apro la finestra. Abbi pazienza un attimo. Ma non hanno un po' di fantasia, cazzo? Scusami. Che faccio, che faccio? Mi è uscito così, involontariamente. Che faccio? Ma non riflettere, che caspita! Oh. Ma che cosa? Che faccio, che sistemo prima, me o lui? Lui? C'è un altro uomo? Ma è Trecanti, stupido! Ah, Trecanti, il presidente è tuo marito, non ti preoccupare. L'ho appena promosso. Cara, ti prego, fermati, sennò divento pazzo! Oh, tremo già l'idea. Che potrò raggiungerti ogni volta che il mio desiderio... Ah! Tu non verrai mai più a Vicenza! Infatti l'ho appena trasferito a Perugia. Perugia? Sì, 2 ore di macchina. Ci potremo vedere ogni giorno. No! Non verrai neanche a Perugia! Che? Ma perché? Spiegati! Sotto lo stesso tetto di mio marito. Non accadrà mai, mai, mai! Ma a Vicenza... No, a Vicenza ebbi un attimo di debolezza. Un attimo? Alcune ore di debolezza, ma non accadrà mai più. Né a Vicenza, né a Perugia. Mai più. A Roma, se vuoi. Ah, se voglio. Cara, cara. Però io voglio ballare. Adesso, qui. Oh, è sempre stato il mio sogno, fin da bambina. Capisco, la vita in provincia, la noia, una legittima ansia di svaghi. Ma no, no. No? No, non capisci. No, non capisco, no, no, e non voglio capire, no. Sì, sì, vivi. Ballerai, ballerai insieme. No, no, sola, col tutù. Col tutù, d'accordo. Ah, Giselle, il lago dei cigni, la scala, il bolshoi, il bolshoi. Ah, ma cosa fai, ti prego? Ti mangio, vieni qua. Prima la cinta? Oh, ti prego. Sì. Balliamo, balliamo subito, adesso. Ah, ma così senza musica? Non importa, la musica è dentro di noi. Ah, tu sei il più bel ministro della mia vita. Iacca, quanti ne hai avuti? Ah, chi se lo ricorda? Ora ascoltiamo solo lo squillo dei nostri sì. cuori. Ah. Vediamo. Angelina! Angelina! Andremo.
picchio montacarichi e vieni su, è il momento. Gesù, arrabbiatissimo, eh. Oddio, come si apre qua? Ma sono chi? Qui, non riesco a entrare, eccellenza. Tua eccellenza desidera? Dove sono gli occhiali? No, no, non di là, di lì. Niente vidi, eccellenza. Cieco sono, è muto e sordo. E licenziato. Chi ti ha autorizzato a entrare? Vostra eccellenza ha chiamato. Io. E continua a chiamare ancora. Io non ho chiamato nessuno, cosa stai dicendo, eh? Adesso non chiama più, adesso sì, adesso no. Sciacalli. Ai! Porca miseria. Chi è? Oh! Oh mio Dio! Ma cosa fa lei qui? Scusi, io non sapevo che lei fosse qui, se no sinceramente avrei bussato. Io... Cosa sto dicendo? Cosa fa qui lei, signora Trecanti? Io... Questo è il mio ufficio, sua eccellenza la sta aspettando, vado ad avvertirlo. Oh, poverino, si è fatto male. Non si muova, eh? Non si muova di lì. Poggio giù la testina. Ecco. Giù. Ah. Oh... Ma lo sai che alla luce del giorno sei ancora più carino. No, fai bravo bambino, sì. E vediamo se brutta caduta ha fatto bua. Male qui? No, vedo che si è già spogliata per guadagnare tempo, ha fatto benissimo. Sua eccellenza oggi è una giornata piena. Male qui? Signora. Male qua? No, un po' più giù. Male qua? No, lì no! Oh no, no, io no. Oh mio dolce buon Gesù, fa che quando mi volto non ci sia più. Ti prego, lo sai che soffro il solletico? No! Signora, io soffro il solletico e poi sono praticamente in corso di fidanzamento con una giovane delicata da me incontrata all'aeroporto che già mama. Già mamma? Ragazza madre? No, già mama, già mi ama. Ah, ecco cosa non mi convince in lui. Chi? Lui, tuo zio, il giustiziere. Non c'è innocenza in lui. No? È corrotto dal potere, smagato. Sì? Tu sei lui da giovane, senza smagature. Tu non sei smagato, vero? Tre volte, credo. Tu sei idealista, seminarista. Tu hai paura di me perché sei puro. E va bene, non ti farò nulla. Restiamo così, senza toccarci. E invece quando tocca? Non mi tentare, ti prego. Non mi tentare, non voglio. Restiamo buoni amici. Sì, meglio. Ma cosa fai? Cado. Ma cosa vuoi da me? La sua discrezione. Ah, ma allora sei il diavolo. Signor ministro. Ma allora mi tenti? Sì. E va bene, cedo la violenza, fammi quello che vuoi tu. L'ho trovata così. Chi ce l'ha messa la bottoniera sotto il cuscino? Sarà scivolata, eccellenza. Ah, sì? Magari facendo le pulizie. Ma di che pulizie vai parlando? Qui si impone un'inchiesta, ma io vi faccio saltare tutti qui. È permesso? Io vi faccio un... Oh, caro Trec... Chi si vede? Cosa ci fa qui lei? È già finita la conferenza? Eccellenza, sì. La mia onestà mi impone di confessare. È venuto a riferire sui lavori, eh? Bravo. Eccellenza, dica, ecco, dica. Io devo confessarle per un fatto di pura onestà. Cosa le avevo detto a Vicenza? La sua statura aumenterà. Le mostro il ministero, venga, s'accomodi. Onora? No, no, veramente no, quello è il bagno, mi scusi. Vada di qui, ecco. Troppo onore? No, ma dove va? È l'ufficio di Ottavio, il cretino, si ricorda? Eccellenza, insisto nel dire che la mia onestà... È fuori discussione, caro Trecanti, è fuori discussione. Da questa parte, venga. Ah, già. Sono un lontano parente di... Usciamo dall'anticamera, sarà meglio. Voi due dopo, eh? Che tu deve essere il connoto. Ciccio, fai venire i facchini, presto. Presto. Lei visiti, osservi tutto con calma e poi mi riferirà, eh? Speriamo che non mi caccino via come prima. Ah,
Meno male, era ora, eh? Sì, eccellenza. Vorrebbe vedere lui a portare sta quintalata. Ottavio? Ottavio? Ma dove si è cacciato? Ottavio! Una firma, eccellenza! Bene. Ottavio! Ma sei diventato sordo? Eccellenza, eccomi. Ma cosa fai conciato in quel modo? Io ero sulle scale e sono caduto. Hai visto la signora Trecanti? No, non l'ho guardata nemmeno, giuro sul mio onore. Eccellenza, io non l'ho vista, non l'ho vista affatto la signora Trecanti. Sì, va bene, ho capito, non l'hai vista. Se ne sarà andata. Se tu sapessi. Che donna, Ottavio, che donna. Deliziosamente pazza. Tu non puoi nemmeno veramente? No, io non immagino, niente, eccellenza. Ora ci dobbiamo preoccupare del collocamento di Trecanti nella sua nuova sede. Hai parlato con Bonassisi per il decreto? Sì, eccellenza, ma mentre ero di là, riflettevo. Ah, tu rifletti, Ottavio, bene. Due ore di auto sono sempre due ore di auto, eccellenza. Tra andata e ritorno fanno quattro. Complimenti, due più due fa quattro. E due ore sono troppe per il suo desiderio. Sì, meglio forse mandarlo a Terni. E perché non Roma addirittura? È vacante l'incarico di direttore dell'ufficio legislativo, qui al Ministero, più vicino di così. Ottavio, lo sai che per essere il cretino che sei, tu rifletti parecchio? Grazie, eccellenza. Avanti! Scusa. Avanti. Eccellenza, il decreto è pronto per la firma. Rifare, rifare tutto, cara Bonassisi. Il presidente Trecanti diventa capo dell'ufficio legislativo e si sbrighi. Ma, eccellenza, l'ho dovuto scrivere tutto di pugno mio. Le dattilografe sono in sciopero. Si arrangi, non mi interessa. Sa, proprio oggi mia figlia si sposa. Non vorrei mancare al suo primo matrimonio. Cioè, è la prima volta. Voglio il nuovo decreto pronto entro un quarto d'ora. Vada al lavoro, grazie. A quest'ora si sarà già messa l'abito da sposa. E tu dove stai andando? Eccellenza, se lei non ha più bisogno di me, io andrei di là a riordinare. Vai, vai. Grazie. E comincia da te. Ma tu, io non ce la faccio. Eccellenza, posso? Ancora lei, venga, ma ha già visitato tutto. Eccellenza, dopo quella notte tempestosa, io non trovo più pace. La troverà, ma come un magistrato del suo merito. Un fedele e sincero servitore dello Stato. È proprio per quello che dico, non sono degno. Ti scongiuro, frena per un attimo il tuo impeto. Sì. E rispondimi, è di là? Chi? È solo? Io non... sì, è di là, è solo, sì, signora, è solo. Ho tradito la mia missione, questa è la verità. Eccellenza, io esigo l'esilio. Ecco, mi mandi pure in Barbagia, dove che il vol. Mi mandi al tribunale di Tempio Pausania. Voglio espiare. Tempio Pausania? Ci mancherebbe altro. Traghetto, macchina, due giorni di viaggio, tra andata e ritorno. Ma dico, siamo matti. No, voglio dire, caro Trecanti, non sarà una cosa così grave. Non è una tresca di femmine. Ga indovinà. Porca puttana. Non lo so se era come dice lei, perché non mi son permesso neanche di toccarla, ma sta di fatto che l'ho ricevuta in casa mia una donna indegna, una meretrice. Una coscia? Come dice? No, una cosa? Una prostituta? Malissimo. Aia! Fa bene a punirmi, che cosa penserà di me adesso? Cosa penso? Penso che lei è un... è una delle più belle figure della nostra magistratura. Mi? Sì. Lei spinge l'amore della giustizia fino a condannare se stesso. Veramente? A pretendere una punizione. Un tale eroismo merita la sua ricompensa. Salvatore? Eccomi, eccellenza. Io la nomino da oggi direttore dell'ufficio legislativo. A mia eccellenza. Ma cosa c'entri tu? Accompagna il signor direttore a prendere possesso del suo nuovo ufficio. Io volevo solo espiare. Rallegramenti, caro Trecanti. Bene. Prego, signor direttore. Ancora complimenti. La guerra d'Africa? Ma quale? Sono una delle più belle figure della nostra magistratura. Io sono una delle più belle figure... Devo nudo. Prego, signor direttore dell'ufficio legislativo, si accomodi. Prego. Eccomi, tesoro. Pissi pissi, tesoro. Oh, Cribbio se n'è andata. Avanti! Apriti, sono io, scemo! Ma qua dove? Non capisco! E apri questo sportello! Accidenti! Aiuto! No, dico, aiuto! Ma aiuto! Oh. Ah. Ma come ti sei cacciata lì dentro? Dai, vieni fuori! Oh. Uff, ci è mancato poco che mi vedesse. Oddio, le vertigini.
Credevo te ne fossi andata. Sì, senza vestito. Eh già, il vestito. Il vestito? Stava qua il mio vestito. Te lo so, ma la cassa. Che cassa? La cassa in cui ho messo il vestito per non farlo vedere a tuo marito. Io non vedo nessuna cassa qua. E infatti non c'è, l'hanno portata via gli sciacalli. Chi è quel cretino che ha avuto questa bella idea? Io. Che genio. Vedo che è facile entrare in questo ministero, difficile uscirne. Ecco, per un ministro è esattamente il contrario. Bisogna recuperare il vestito. Ottavio! Dove sei? Ottavio! E fai presto. E come la riconosco la cassa, eccellenza? Tu chiedi gentilmente. E lei la cassa che contiene il vestito della signora Treccanti? Non ci avevo pensato. Cretino! Sì. Le apri finché non trovi quella giusta. E fila. Sì, chiedo scusa. Che roba. La cucaraccia. E se non lo trova? Se non trova cosa chi? Ottavio, il vestito. Hai ago e filo? Ago e filo al ministro di grazia e giustizia. E perché non uno sartinaore? Almeno degli spilli. No. Una cucitrice. Oh, che culata! È impazzita, deliziosamente impazzita. E non sta lì come salame, vieni ad aiutarmi, no? Eccomi, tesoro, vieni, vieni. Si può ben dire che sono una delle più belle figure della nostra magistratura. Certo, signor direttore. Amatore! Ora mi stanno mangiando. Ah, ecco dove era finita. Insomma, signor direttore, mi scusi. Una delle più belle figure della nostra magistratura. Testuale. Osteria. Ecco, questo è il suo ufficio. Se intanto vuole dare un'occhiata alle pratiche. Treccanti. Una delle più belle figure della nostra magistratura. Pensa se mi vedessero i dimostranti. Qui. Qui. Tieni. Sì. Tieni il respiro, Sì. Uno, due. Vai, e... vai. Ecco. Tolgo gli occhiali perché mi saltano le lenti. Oh. Che fai, strappi? Ma no, io volevo fare una piega. Così si strappa, aspetta. Non respiro più, è troppo stretto. Guarda, non riesco nemmeno. Basta fermo. Mi dispiace. Qua poco male. Se io ho una cosa di classe, è la schiena. Sì, ma sei sicura poi che te lo metti? Dai, per forza. Sì. Beh? I punti sono finiti. La stoffa è marcia. Questo ministero crolla a pezzi. È un caos! Tesoro, non ti arrabbiare. Vedrai che Ottavio troverà vestito. Andrà tutto bene, fidati. Potrai venire a trovarmi ogni giorno, ho dato un incarico a tuo marito qui al ministero. Mi dici come faccio a venirti a trovare al ministero con mio marito che gira tutto il giorno per il ministero? È un mistero, e allora che si fa? Rimando la licenza. Ma non è possibile, sarebbe una retrocessione. Lo nominerò primo presidente della Corte d'Appello di Roma, eh? Certo che ne sta facendo di strada in poche ore. Chiamo Bonassisi. Bonassisi! Ti prego, vai nell'ufficio di Ottavio, presto. Non voglio che ti vedano conciata così. Ma come vuoi che mi vedano attraverso il telefono, ma... Ma non si sa mai, qui siamo tutti intercettati. Un attimo! Non suona più. Allora è vero che siamo intercettati? Guarda che se non mi trovi in completino, io esco dal ministero, così! Pronto? Pronto, sono Ottavio, sono nello scantinato. Allora, l'hai trovato? È un lavoro lungo, le casse sono tutte uguali. Lucio? E forse sarebbe meglio comprarne uno. Sì, bravo. Adesso che i negozi sono chiusi, cosa faccio? Aspetto l'apertura pomeridiana. E tra un po' che arrivano anche le autorità per l'inaugurazione del busto di Beccaria. Sono centinaia le casse. Me ne prego di quante sono le casse. Sì. Aprile e sbrigati. Va bene. Ma come faccio? Tu per caso hai un vestito da donna? Da chi m'ha preso? Ma allora. Adesso dove lo trovo un vestito? Eccellenza, guardi che bei lustri che sono diventati. E se è vestito da donna? Si spogli. Oddio, se arriva il gran momento. Oh, mamma. Allora? Così? Brutalmente, senza neanche una parola di preavviso. Signora, non ho tempo, si decida, si tolga il vestito, tenga. Oh, no, eccellenza, per soldi mai. E allora per che cosa? Ecco, vedi, minnoso, mi vergogno. Posso dica, parlare? Dica, dica. Mio marito, Zé, anni che sogno un avanzamento. L'avrà, e... l'avrà. Però adesso si spogli perché ho preso. Oh, no. Ma...
stia per... ma un attimo! E se mi rifiutassi? E allora niente avanzamento. Ah, beh, allora, non ho il diritto di esitare. Mi sacrifico. Meglio. Per il bene della famiglia. Prendimi, comandami, sono serva tua. Stia qui, non si muova. Che strano uomo. Venga a portare via il vestito. E ora... La signora ha chiamato? No, Bino, non c'è nessuno. Sua eccellenza mi ha detto di aspettare e mi so fa che aspetto. Lei è la signora Treganti? Per servirla, sì. Dunque, era vero. O magistrato con nodo. E begamo, Stia qua, non si muova. Anche lui stia qua? E mi parto tutti i matti qua dentro. Ma cosa fa ancora qui lei? Sono qua, sono sua. Sono pronta al sacrificio. Dove lo consumiamo il sacrificio? Qua? Ma non qui, benedetta donna. Se ne vada via, di là, via. Ah, di là? Va bene. No, ma dove sta andando? Nell'alcova, no? Ma quale alcova? Ma vada di là, di là. Successo! Vizioso! Ma vada via, vada! Vado, vado! Basta spiegarsi, no? Oh, non in un po' di menopausa. Dove hai preso questo straccio? È uno schifo! Ma ti sta benissimo, tesoro. Ah, non dire scemente. Trovo anzi quel volant molto elegante. No, la finestra! Guarda qua! E puttaniere anche! Chiudi, ecco! Sentito? Sembra una puttana. Ecco, sta per iniziare la cerimonia. Le autorità, il presidente del consiglio. E io. Uffa! Voglio il mio vestito! È uno Schubert firmato! Questo fa puttana! Guarda che corpo che mi fa! Sì, e già, c'è anche il corpo diplomatico. Io dovrei essere là, invece sono qui. Ma cosa fai? Ti sposi? Sì, non vorrei mica che esca vestita così, Sì, invece, lo vorrò! E io non lo vorrò! Guarda, insomma! È la prima volta che un uomo mi sottrasso per vestirmi, invece che per spogliarmi! Ferma! Snellire. Mi scusi, signor direttore. Che c'è? Sua eccellenza vuole vederlo. Oh. E anche qualcun altro. Eccomi. Lasciami! Non lo voglio così! Amore, ti supplico! Toglimi quelle mani di dosso! Ma ragiona un momento! Non mi voglio rivestire! Ora sì, ma si entra senza bussare. Ma, eccellenza, lei ha detto che il decreto era urgente. E poi il matrimonio con mia figlia. Cioè, voglio dire... Rifare, caro Buonassisi. Treccanti l'ho nominato primo presidente della Corte d'Appello di Roma. Via, sbrigarsi. Lei sta scherzando, vero, eccellente? Ma come si permette? Come sto scherzando? Io non scherzo mai. Al lavoro, via. A quest'ora saranno già in chiesa. Oh, caro Buonascanti. Treccanti, complimenti. Ho capito ben. Primo presidente. No. Non mi ringrazi, Trescanti. Più tardi si fa giustizia, più grande deve essere la riparazione. Scusatemi, ma mi attende Beccaria. Lascia il becco, buon Beccaria. Alla fine il vero merito finisce per avere giustizia. Ah, era ora. Ecco, abbiamo perduto tempo con i topi, se la stavano mangiando. Dove sta la troia? Tu sei la troia? No, qui c'è sicuramente un qui pro quo. Io sono il primo presidente di corte d'appello Trecanti. Una delle più belle figure della magistratura. Allora sei il marito della troia, quindi il cornuto. Il cornuto? Sì, tua moglie è l'amante del ministro. No. Qui c'è sicuramente un secondo qui pro quo. Mia moglie è latina, ospite di sua sorella, quindi non è possibile. Eccellenza, mi sono qua, pronta e... Oddio, mio marito! Ah, eccola! Adesso gli piacciono pure le tartone, sua eccellenza! Ti ho presa! Non mi scappi, sai, vendete Cristo, vedo! Ecco perché avanzavo! Puttana! No, ma puttana lei! Ma non fa vedere il muso! Disgraziato! Guarda, che ti dava un'ombreata, sa! Con quel muso! Puttana! A una signora come me! Ti insegno io a vivere! No. Ciao, mamma mia! Via! E ti spacco il muso! Oh, mamma mia, che disgraziato! Disgraziato! Ma cosa che metto? Oh, porca miseria! Avvalendoci di tutta l'energia vitale della nazione,
confrontare l'attuale situazione giuridica con quella che Cesare Beccaria genialmente rivoluzionò è oggi più che necessario, è doveroso. Oggi, ripeto, devisi affrontare con visione lungimirante e al limite catartica l'assunto congiunturale in una democratica restaurazione della patria e della famiglia. Perché cosa chiede il popolo, eh? Cosa chiede? Dove lo porto questo? Ebbene, bisogna rispondere a tale richiesta incoraggiando le istanze superiori, e dico superiori, e chi vuol capire, capirà. E nel nome del grande giurista che oggi commemoriamo... Adesso arriva lo zaino. Continueremo a marciare con lo zaino ricolmo... Che cosa le dicevo? Di nobili ideali. Scusi. Stessi ideali che ispirarono sublimi intelletti... Signora, le ho già chiesto scusa, no? Volta, Manzoni, Cristoforo Colombo, Michelangelo Verdi. Incitarono alla lotta eroi del nostro risorgimento quali... Nell'ufficio del ministro c'è una donna, la signora Trecanti. La riconoscerai perché è mezza nuda. Consegnale questa, hai capito? Vai. Maturarono infine nell'accesa temperie della resistenza. Complimenti, caro Beccaria. Ottimo discorso. Congratulazioni. Una foto. Che piacere rivederla qui. Si ricorda, noi ci siamo visti all'aeroporto e lei mi ha detto mami. Oh, yes, mami. Sì. You speak English? Accidente inglese. No, io non speak che una parola. Maybe you could help me. I was just looking for my mother. Sì, non si muova di qui, eh. Un attimo solo. Senta, scusi, lei per caso mastica qualche parola d'inglese? Mi arrancio, sì. Ah, bitte. Senta, può venire un attimo solo? Dove ti nascosta, eh? Vieni fuori! Ti piglio, ti faccio nera, ti faccio. Tanto ti trovo prima o poi! E lei che cosa fa qui? Cerco una schifosa che gira mezza nuda per qua dentro, l'avete vista? Oh. Ma che fate? Io sono amica del ministro, lasciatemi! Io sono amico del questore e te porto dentro. Ah! 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 Eccola, è quella! Oh! Oh! Sarei felice di corrispondere alla vostra simpatia, ma ho avuto un'educazione molto rigida, sì? E non posso fidanzarmi con voi senza il permesso dei miei genitori. Mi sembra più che giusto. Le domandi per cortesia come si chiama e io andrò subito a chiedere la sua mano. Non vi sembra di precipitare un po' troppo? Lei si impicci degli affari suoi, la prego, traduca. What is your name, please? Dionisia Trecanti. Cosa dice? Dionisia Trecanti. Trecanti? Parente del presidente del tribunale di Vicenza? Oh, yes, presidente, Vicenza, he's my father. Cosa dice? È suo padre. Ah, oh mio Dio, sono l'amante di sua madre. Devo tradurre anche questo? No, questo no. Dica semplicemente che io mi assento un attimo e torno. E che poi Mimi... Mimi! Mimi! Your name is Mimi! Like Puccini! Navigo in piena tragedia greca. Scusi. Comandi? Lei deve essere la signora Trecanti. Per servirla. Allora mi è stato ordinato di dargli questo. Oh, che Dio la benedissa. Non è il mio, ma fa lo stesso. Grazie, dov'è? Grazie. Dove sei che vado a mettermi adesso? Beh, mi vado a parte qua, guarda. Non sei scomodi. Ah, qua mi pare che non vi sia nessuno. Ah, giusto lei. Tenga. Che cos'è? Le mie dimissioni. So tutto. Tutto? Sì. Mia moglie nuda. Sì. Lei potrebbe forse spiegare? Signor Presidente, mi creda, la supplico. Fu un attimo di smarrimento, la debolezza di un minuto. Ma cosa dico? Di un secondo, di un decimo di secondo. Quelle braccia morbide, la carnagione bianca, io... Ma come? Anche lui! Ma perché? Non lo sapeva. Ma io ti... Ma cosa vuol fare? Aiuto! Aiuto! Mi ha cornificato con tutto il ministero. Ma io pongo fine ai miei giorni.
Eh no, ho già dato le dimissioni, sarei un di più. Cosa fai tu qui? Sono venuta qui per aiutarti e per pregare il ministro di dimenticare la nostra notte d'amore a Vicenza. Ma io non ho avuto nessuna notte d'amore né a Vicenza né... Tu no, ma lui sì. A casa mia, Troiasa boia. Beh, ma prima mi hai chiamato prostituta, adesso Troiasa, oh! Tu mi dica sentito. Sì, perché stavo nascosta in questo ufficio sotto questa scrivania. Mezza nuda. Perché mezza nuda? Sì, perché pensa che il mio vestito, no? È finito in una cassa, che dopo è scomparsa. E il ministro, per farmi rivestire, ha dovuto spogliare una povera donna che stava qui a pulire gli ottoni. Gli ottoni? Gli ottoni, questo vestito è suo, difatti. Guarda, mi sta che uno schifo mi sta. Davvero, è quello dell'Upim? Ah, sì. Oh, ma prima... c'è un traffico in questo ministero. Tu non sai cosa siano questi uomini politici. Aggressivi, specie quel segretario. È sempre lì care. Ma allora è innocente. Povera donna. Beh, povera donna, non mi compiangere tanto. Non è stato così spiacevole. Però non capisco perché lustrava gli ottoni in mutande. Ma tu non avresti neanche fatto la carriera che hai fatto, eh? Non farò mai carriera passando sul corpo di mia moglie. Ho già deciso di rassegnare le mie dimissioni. Ma io non sono tua moglie, stupidone. Porco can, se è vero. E mi, Mona, che ho già scritto le lettere di dimissioni. E ti, Mona, non gliela mandi? L'ho già mandata. L'ho dato un momento fa al segretario. E allora fai in fretta, corri, magari sei ancora in tempo. Se vero, vado! Ritiro! Ritiro! Non vale! Non mi dimetto più! Scusi, sa? Ma amico, la netta sensazione che quel vestito là... sia mio. È lei la donna che puliva gli ottoni? Far servirla. Allora anche il vestito che indossa lei è mio. Ed è uno Schubert firmato. Beh, è mio Nupin pagato. Questo me l'ha consegnato un cameriere dicendo che c'era per la signora Trecanti. Appunto. Sono io la signora Trecanti. E sei signora Trecanti? Oddio, oddio! Ah, aveva ragione il maggiordomo a dire che c'era Bigamo! Aiuto, signora Trecanti! Ma dove corri? Esempio, vieni qua, non ti voglio far niente! Glielo dica lei che è stato l'errore di un attimo fuggente. Glielo spieghi lei, signora Trecanti. Sta stupido! Agostino, perché non saluti tua moglie, caro? Ma cosa ti dice mia moglie? Tua mujer, quella là. Quella? Ma io non ho neanche il piacere di conoscerla. Perché è falso bugiar impostor? E invece ha ragione, signora. Non mi conosce. Ah, sì? Ma è lei che afferma di essere sua moglie? E invece non lo sono. Ho mentito. Ah, e allora chi si che dà il diritto di andare in giro per i ministeri a spogliarsi come una sciacquetta infangando il nome onorato della signora Trecanti, che poi sarai la sottoscritta? Sciacquetta sarai tu, eh? Che se non mi sbaglio, questo schifo di vestito te lo sei levato appena il ministro te l'ha chiesto, senza neanche protestare. Oh, se io vado in giro nuda per i ministeri sono affari miei. Io sono una donna libera. Oh, cacchio! Tu invece hai anche un marito! È vero! Porco can, adesso che ci ripenso ti sei spogliata! Hai nettato gli ottoni con le mutande! Ma non che mutande! Quella pezza! Sporco lo stesso! Uffa! Ecco! Ripigliati il tuo straccio Upim e danno il mio Schubert, eh! Io sono stufa, ognuno si ripiglia le cose dei suoi mariti, nomi e tutto il resto! Io ne ho piene le... scatole! Ma allora, scusi, se ho ben capito, lei non è esattamente la signora Trecanti, o sbaglio? No! Ma allora, lei non è. Io non fui l'amante di sua madre. Io allora posso senza colpa chiamarla... mamma! Ma cosa dici? Ah già, cosa dici? Allora posso, scusi, posso senza colpa continuare a chiamarla mamma? Ma sei matto sto qua? È anche un po' cretino. Lo dice sempre il ministro, quello stronzo. Appunto, dicevo, quello stromboli, quel vulcano di idee, straordinario stronauta. Stia zitto, lei. Sì, eccellenza. Tony. Mi chiami pure eccellenza. Come? Eccellenza, il decreto. Rifare tutto. Il presidente Trecanti chiede di essere collocato a disposizione. Oddio. Ormai avrà già detto sì o no, chissà. Senti, eccellenza. Mi dia pure del lei, lei. Adesso te lo do io, lei. Papà! Oh. Mamma! Papà! Oh, mamma! Tony. Oh, mammy! Mamma! Oh, mamma! Daddy! Ma papà! Oh, Daddy. Mamma! Dionisio! Darling! Oh, mami, daddy! Sono stato vilmente ingannato. Ah sì, e chi era l'ingannato quando lei pensavi che io fossi la signora Trecanti? Mi hai o non mi hai sedotta sotto lo stesso tetto di mio marito? Non era suo marito. Già, ma tu non lo sapevi, sei uno sporcaccione. Credi che non abbia visto le tue conquiste girare mezze nude per il ministero? Zitta!
che anche le pareti hanno orecchie. Eccomi qua, eccellenza, è per la benvenuta. Lo grido in quattro Andiamo di qua. Lo grido quanto mi pare. Il ministro della stupratore. State indietro voi. Seduce, le voglio dei magistrati. Ma no, basta, parliamo, discutiamo. Non precipitiamo, Cribio. Ti darò tutto quello che vuoi. Intanto comincia a ridare il posto a quel povero Trecanti. Lui non ne ha colpa. Trecanti, d'accordo, quello che vuoi. E poi? Voglio ballare. Alla Scala. Va bene, d'accordo. Alla Scala. Alla Scala. Sono una ballerina classica io. Sì, d'accordo, va bene. Giuralo. Lo giuro. Non credo ai tuoi giuramenti. Ma allora perché mi hai chiesto di giurare? Per vedere fino a che punto avevi il coraggio di mentire. Le donne. A proposito di donne, la pensione di Marta. Pensioni, non pensano ad altro. Eccellenza. Il decreto che mette a disposizione il presidente Trecanti. Lei non ha capito niente, buon Assisi. Ripare. Il presidente Trecanti è nominato alla Corte d'Appello di Roma. Ha capito? Eccellenza, non sono una banderuola. Mi dimetto. Faccia come le pare, ma prima prepari il decreto. E si sbrighi. Prego. Piano terra. Quindi bisogna premere il quarto. Ormai sarà già incinta. Lei che ha i buoni rapporti col ministro potrebbe mettere una buona parola. Sei contento adesso? La Scala? Ma se siamo in ascensore? La Scala di Milano. Ti prometto che se non ti fanno ballare provoco una crisi di governo. Allora ascolta, i miei baci e le mie carezze quella notte, te lo giuro, erano sinceri. Sei sicura di non avermi ingannato quella notte? No, mi piaci. Mi piaci davvero. Anche tu mi piaci. Però mi hai tradito con quel cretino di Ottavio, perché? No, mi sembrava di amare te da giovane. Sì, sicura? Sì, ti somigliava tanto. Ma dove si è cacciato, insomma? A stacco, povero figlio. Ma è inaudito. Presidente del Consiglio. Ah, sua eminenza! Ah, bene, benissimo. Erano questi gli impegni urgenti che reclamavano la sua presenza, signor ministro. In parte. Porta inferi erue, domine, anima mea, esorcizzo te, Satana. Se si affronta vero la situazione con visione catartica. È colpa mia. E al limite vero lungimirante. È colpa mia. Marginata da ogni indegna speculazione. Io non ho saputo resistere all'impeto dei sentimenti. Meschinamente restrittiva, vero? E io sono pazza di lui, l'uomo anche fisicamente. Democratica restaurazione della famiglia. Ecco sì, la famiglia, appunto la famiglia. Siamo sposati da poche ore. Lo zaino di colmo. Siamo sposati da poche ore. Rallegramenti. Siamo sposati da poche ore. Ah, Tony. Begin. Che cosa le succede, Begin? Tony! Coraggio, su! Intanto congratulazioni! Lasciate che vi benedica, figlio. Aria, lasciatelo respirare. Onorevole. Ci vuole un onorevole, come si sente? Certo. Credo sia opportuno tastargli il polso. Faccio io che so come si fa. Ah, guardi, presidente, che questo non è il polso. Ah, no? Ne è proprio sicura? Beh, sa, con questa confusione non si può mai essere sicuri di niente. Io che questa figliola avrebbe fatto una gran carriera, d'artista. Ma anch'io voglio fare carriera, me l'hai promesso. Te lo ricordi? Piano, non è vero? Te l'ho promesso, sì. Ti compro la Titanus, ti compro la Metro Goldwyn Mayer. Stai calma, per favore. Dicono che lui, il presidente...
presidente vuol mandare Beghin agli esteri. Agli esteri non credo, ma all'estero certamente. Il nostro presidente ha tutte le sue buone ragioni per tenere Beghin lontano dall'Italia, certo, almeno finché dura il suo amore per la danza. Straordinaria, un animello, una farfalla. Ma che bomba, ma che taglioni. Sì. Quale interpretazione, quale originalità. Ma che una nova, ma che Isadora Duncan. Una bellissima cascata. Impeccabile. Bellissima. Nemmeno la Taglioni sapeva fare delle cascade con tanta classe. Ma senz'altro sicuro, una cascata incomparabile. Ma che Niagara, ma che Zambesi. Oh cacchio. Venir d'Italia.
che brontola. Dopo pasta quattro ciacole, le stesse ciacole dei tempi di mia nonna.